Antonella De Cillis. Allora, c'è un ragazzo dell'Archimede che pare deve fare una poesia, vieni qua. E poi dopo chiameremo la dirigente per altri motivi e poi la faremo parlare. Salve, buonasera a tutti. Allora, io oggi leggerò una poesia intitolata Non era amore. Non era amore ciò che promettevi. Non era l'angelo ottimista che apparivi nei miei occhi languidi e infiduciosi. Sei entrato nella mia vita come speranza di libertà, ma ben presto l'atrocità della prigionia ha vanificato ogni sogno di amorevolezza familiare per l'eternità. Non era gentilezza garbata e soave ciò che ostentavi, ma sopraffazione dettato dal tornaconto egoistico, infantile e sfacciato. Non era sincera la manifestazione d'affetto, ma una malattia derivata da offusca ragione e intelletto. Non era allegria ciò che dimostravi ai miei occhi, soltanto costrizione e soffocazione nell'autonomia e nell'intelletto. Non era equilibrio affettivo e amoroso, bramato, ma contraddizione leziosa e apparente. Non eri uomo benevolo e contento, ma solo un essere vivente, saccente e bellicoso. Non era poesia la parola della tua bocca, ma sgarbata ironia e confonderia. Non era umano il tuo comportamento, ma soltanto sfogo, tradito dalla personalità bigotta e surreale. Non era puro lo sguardo verso gli spazi delle mie azioni, ma sospetto e perplessità, generando contrasto all'asfassia. Non era ascolto nobile, eppure il mio racconto cerimonioso, ma derisione e sottomissione per castrare ogni emozione. Non era attenzione al mio divenire, ma strategia per cercare di sopprimere ogni successo di differente da archetipi costituiti. Non volevo il mio mutamento intimo e segreto, perché non si può controllare opinioni, progetti e desideri. Non desideravi la trasformazione distinta e separata da chi cerca di fuggire da oppressioni e di condizionamenti. Non era amore, ma ipocrisia e falsità, amarezza e delusione e infelicità. Non era amore chi finge amore, dietro l'inganno, rabbia e tradimento. Non era amore accettare di soffrire sperando che tutto cambierà. Non era amore pensando che la forza di un solo amore può cambiare chi amor non dona, chi non, amor non può donare. Non era amore la speranza che mutando il tempo la situazione migliorerà. Nessuno farebbe mai patire nessuno e mai scegliere le condizioni di tradimento e di disperazione. Ma purtroppo vi sono trappole d'amore che occorre avere il coraggio, l'ardore e la forza di riuscire a fuggire. Amore è festa, assistenza, conforto, incoraggiamento, serenità, gioia, armonia, sollievo, sorrisi, felicità, incanto, magia. Non è amore ciò che si promette, amore è donazione, benevolenza verso l'altro, nel rispetto del bene altrui e nella dedizione amorevole e spirituale. Fare il nome dell'autrice. E questa poesia è stata partorita, lasciatemi usare il termine, dalla professoressa Maria Di Noto, quale secondo me ha scritto dei bellissimi righi e oggi noi li abbiamo letti, noi alunni dell'Istituto Alberghiero dell'Archimede e in particolare io e a voi tutti. Grazie per l'attenzione, ringrazio la dirigente per avermi dato questa opportunità e scusate l'emozione. Grazie a voi.